dire poi. Ecco il nuovo assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana. È Amleto Trigilio, 52 anni, imprenditore e titolare di una società di consulenza nel settore della gestione delle risorse umane e presidente del settore terziario innovativo di Confindustria Siracusa. Prende il posto di Sebastiano Missineo, che si è dimesso poche ore prima. Sarà assessore per pochi giorni, considerate le dimissioni di Raffaele Lombardo previste per il 31 luglio, richiamando i siciliani alle urne a ottobre. Sicuramente dare un contributo, fermo restando che chiaramente 13 giorni mi sembra che sia un tempo troppo ridotto, perché comunque l'amministrazione ordinaria finirà col nuovo governo, quindi noi cederemo poi al nuovo governo subentrante le consegne. Quindi ci sarà un po' più di tempo e in questa fase di accelerazione politica che ci porterà alle elezioni, ovviamente mi è stato richiesto un contributo, sia mettendo a disposizione le mie competenze manageriali, sia la mia esperienza politica realizzata nel passato sia in Nuova Sicilia che all'origine nei DS, chiaramente per offrire al popolo siciliano, per lavorare e contribuire a offrire al popolo siciliano una proposta, un'offerta politica sulla quale poter, diciamo, imbroccare una nuova via di sviluppo per la nostra terra. Il presidente Raffaele Lombardo, nel corso dei lavori della giunta che si è tenuta ieri a Palazzo d'Orléans, ha anche nominato Massimo Russo vicepresidente del governo regionale. Sono le ennesime nomine della giunta guidata dall'autonomista che continuano a infiammare il dibattito politico nell'isola, già molto caldo.